Salve amiche ed amici, purtroppo ho avuto dei problemi di wifi, allora ho finito, ho interrotto il video giusto quando è ritornato il wifi. Vi dicevo, i New Orleans festeggiano tanto il carnevale come Halloween, quindi per i nordamericani sono delle feste laiche. Non credo che la maggior parte delle persone che celebrano il carnevale o Halloween siano dei satanisti. Credo piuttosto che siano delle persone comuni e correnti che si vogliono divertire. Che brutto è quando uno fa un live con il cellulare e gli cade il wifi. Non so per quale ragione. Speriamo che non succeda di nuovo. Però, visto che sono le 18:20, già sono stato più di 10 o 20 minuti aspettando che ritornasse il wifi, perché non mi piace che si stronchi così il live per colpa di problemi di wifi. Quando succede è veramente molto brutto. E io sono Pignolo. Allora, vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi. Io faccio questo, finisco di fare lo streaming, questo video in streaming in live, giusto per salutarvi, perché penso che già gli argomenti li avevo finiti. E gli darò il titolo a questo nuovo live che gli avevo, correggerò questa sera, perché già adesso ho da fare, devo uscire. Ma gli darò il titolo come continuazione del live che ho fatto dopo tanto tempo, che ho appena finito poco fa. Ho dovuto interromperlo perché si era finita la connessione con internet. Quindi gli darò il titolo. Saranno due live, uno corto e uno largo. Ma questo lo faccio perché vuole essere il termine, la chiusura, per chiudere bene. Stavo dicendo che a New Orleans fanno due carnevali all'anno. Uno è Halloween, che è il carnevale che per me è la versione anglo-americana del nostro carnevale, e un altro è il carnevale normale, come quello di Viareggio. Quindi voglio dire, già che della Bibbia si può dire poco, di chi l'ha scritta, come l'ha scritta, quando l'ha scritta e tutto il resto, sarebbe veramente assurdo voler criticare una forma di festeggiamento ormai laico, perché anche il Natale è laico. È tutto laico nel mondo, ci si rivolge alle chiese per sentirsi bene con la coscienza, ma credo che in pochi credano nell'aldilà. Quindi in questo mondo sempre più laico, sempre più ateo, in cui le chiese servono soltanto da paramento sociale e da paraocchi per giustificare magari le proprie malefatte, si dà ascolto a quelli che ancora dicono di essere degli integralisti cattolici, e che è veramente il mondo è pieno di diavoli, di influenze oscure, maligne, che esiste la magia nera. Ancora sono venduti libri come questo. Ne ho tanti altri che io ho letto per curiosità, I misteri dell'occulto. Veramente, che la precognizione nella vita quotidiana, oppure non so, i sensitivi, eccetera. Ma io vi consiglio di leggere un gran libro di un gran giornalista che ha investigato nel mondo del paranormale. Vi consiglio di leggere questo: Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Io ne parlo in un video che
che voi troverete nella mia rubrica letteraria, il mio angolo letterario, Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela, che lo comprai quando lo comprò mio padre quando io ero bambino a 7.000 lire e credo che uscì sì, uscì nel 78, quindi io avevo 9 anni. Ecco, ancora attuale. Leggete di Piero Angela Viaggio nel mondo del paranormale per sapere che cosa c'è di vero nel paranormale. Poi arriverete alla mia stessa conclusione, che le cose di religione sono parimenti incredibili, perché tutte, incluso quella cattolica, contengono miracoli, voli, chiaroveggenza. Diciamo che le religioni a me mi hanno sempre interessato, ma non come praticante, perché sono sempre stato ateo e continuo ad esserlo, ma mi hanno interessato dal punto di vista antropologico, etnologico, culturale, sociologico, sociolinguistico, linguistico. Ho letto testi accademici sulle religioni, ma tutte sono fallaci, come Oriana. E poi che vi dire, che questa sera editerò un video di tutte, perché ho già pubblicato in YouTube e in Instagram il caso dell'assassinato massivo in Las Vegas durante il concerto Nevada, e l'ho pubblicato anche in Instagram, come ho detto nel live precedente che ho appena chiuso, perché l'ho voluto chiudere, non c'avevo, forse se avrei aspettato un paio di minuti in più avrei continuato il live, però in questo modo è anche venuto bene il fatto, perché così non faccio un video che duri, l'altro streaming è durato quasi 60 minuti. Adesso chi vuole guardare questo video, al momento sono 7 minuti con 24, quindi non deve vedere un video di 70-80 minuti, già è molto che uno guardi per intero un video di 59 minuti, con questo vedrà un video di 10 o 20 minuti. Allora, questa sera caricherò, lo do per certo, un video con degli spezzoni di tutte le violenze che sono successe nel referendum catalano, violenze inaudite. E nell'altro video, che io faccio questo nuovo streaming perché non mi va che cade il wifi e io devo lasciare sospeso una frase, lo faccio proprio per correttezza con quanti di voi hanno guardato il live precedente e si sono trovati con che è stato stroncato. Questo video lo faccio per continuare, per terminare quel video, che termini con un saluto. Allora, violenza inaudita in Spagna, e vi ho spiegato nel live che ho fatto anteriormente quali sono state le cause e le ragioni. Le cause sono che con la forza sono stati unificati questi regni a quello centrale. E poi gli hanno proibito il vasco, il catalano, l'andaluso, gli hanno proibito le culture regionali, però gli hanno dato l'autonomia. Perché sono arrivati a dei negoziati con i vaschi nella Vascogna? Perché gli hanno dato autonomia economica, e allora hanno disarmato in quel modo l'ETA, che adesso è un partito militare, l'ETA a Catasugne. Invece ai catalogni gli hanno tolto l'autonomia fiscale regionale e adesso vogliono l'indipendenza, e tutti sono preoccupati, perché anche in Italia, che non riescono a ottenere l'indipendenza fiscale ed economica, vogliono diventare nel nord la Lega degli Stati a parte, o magari fondersi con la Germania o cose del genere. Quindi tutto nasce come le guerre, anche le guerre civili di secessione, dalla ricerca di autonomia economica. Non ci scordiamo
che tutto fa presagire a che tanto peggio tanto meglio per la causa indipendentista, nel senso che la repressione brutale cieca del governo centrale di Madrid, del premier Rajoy e del re, che non hanno parlato delle vittime, dei morti, dei feriti, della repressione poliziale, adesso come al solito prenderanno i quattro deficienti e li renderanno responsabili della repressione poliziesca, ma invece hanno obbedito a degli ordini politici. Allora, che è successo in Spagna con la guerra civile? Che la monarchia era così arretrata, così ottusa, così rigida, che metà degli spagnoli hanno votato per la Repubblica. Poi è arrivato Franco, che per sostenere la monarchia ha fatto guerra alla metà degli spagnoli che si erano dichiarati in anarchia con la monarchia. E quindi c'è stata la guerra civile che è durata anni e che è potuta finire dal lato con una vittoria dal lato della monarchia e dei franchisti per l'intervenzionismo dell'Italia fascista e della Germania nazista, che sono andati a bombardare le città che erano in mano ai cosiddetti sedicenti insorgenti secessionisti, che erano secessionisti perché avevano votato per la Repubblica e non volevano più la monarchia. Fra le varie città distrutte, con migliaia e decine di migliaia di morti per le strade, c'è stata Guernica, di cui Picasso ha ritratto un quadro di tutta la distruzione, la devastazione che sta in Nazioni Unite. Quando hanno dichiarato nella sala stampa di Nazioni Unite l'invasione a Iraq, si sono ben guardati di coprire il quadro di Guernica di Picasso, perché una denuncia contro la guerra. Quindi adesso sì che vi devo lasciare, cioè il wifi che funziona, ma vi devo lasciare. Il video lo caricherò questa sera, lo vedrete forse domani. Arrivederci e grazie di seguirmi. Video che vi piacciono, compartiteli, dategli like e mettete mi piace. Mi raccomando, aiuterete il mio canale a crescere.